Eccoci, eccoci corsari, eccoci. Buonasera a tutti, anche se a quanto pare stiamo avendo un po' di bitrate per qualche motivo astrale. S'è appostato? Sembra di sì. Io lo terrei d'occhio, comunque sia. Corsari, come state quest'oggi? Tutto a posto? Come avete... Proviamo se si sente distorta. Stavolta immagino che il motivo sia stato del bitrate. A meno che non sia davvero distorta, il che mi distruggerebbe l'anima. Mi sia best, come stai questo di tutto a posto? Fatemi sentire adesso per vedere tutte cose. Ah, abbiamo un po' di bitrate. Allora, io sento la musica normale. E l'es è colpa del bitrate. Cioè, c'abbiamo qualche problema alla connessione oggi. Mamma mia! Sto avendo grossi problemi. Che succede? Ma sta succedendo un finimondo. Stiamo perdendo frame su frame. Che è successo? Impossibile, cosa sto facendo? Oh! Distruttivo. È assolutamente distruttivo. Cavolo. Scusa, fatevi. Prima di iniziare, fatemi dare un'occhiata. Potrei stare facendo io qualcosa senza rendermene conto, Mi sembra così strano. Rete. Nella fine live ascolterei la musica della... Tanto distorta, dici? Oh. Evidente è anche vero che è da un po' che non ascolto i pre-live per il poco tempo. Li ascolterò, best. Va bene, grazie. Li ascolterò. Qua tanto... OBS, ok, va bene. Vabbè, che è successo? C'è ancora quella... sono successe cose, a quanto pare... Pieni di problemi oggi abbiamo. Pieni di problemi. Comunque, Frassi, William, bentornati a bordo. Come state? Questo è tutto a posto? Spero tutto bene. Allora, ci siamo... Abbiamo cominciato con bitrate assurdo. Poi la nuova intro di Frassi non funziona. Insomma, siamo... Mamma mia! Bello! Bello! Proprio come piace a me. Pieni di problemi. Ottimo, ottimo, guardate, lasciamo stare. Sto bitrate. Spegni un torrent. Ma non ho un torrent, best, io non ce l'ho un torrent, non cacco robe, io non faccio quelle cose. Forse bene, William, di giornata bene, di adesso un po' male, a quanto pare, dato che... Cos'è che mi sta rubando connessione? Ma magari sono anche... Ma magari anche di là mio padre che sta facendo qualcosa, Ok, va bene, Opera GX per forza, perché sto facendo stream. Steam! Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Aspettate! Che stai facendo, Steam? Nulla. Io... A posto. Disegni un poco? Oddio, che bello! Cosa stai disegnando di bello, William? Nulla? Nient'altro? Non stiamo avendo problemi? Opera e... Yes. Boh. Magari anche Twitch. Ne vorrei occhiolino. Addirittura anche tu, best. Urca, questo non me l'aspettavo. Tutti i disegnatori, cavolo. Devo imparare anch'io, devo. Va bene. Tutto bene, bene Frassi, mi fa piacere. Proviamo ad andare avanti sperando di non perdere troppi frame allora. Cioè, nel caso se lagga troppo ditemelo. Cioè perché, cioè, io vedo qua che ogni tanto perdiamo frame. Nemmeno ogni tanto, li perdiamo. A Mafia piace Mafia, certo. Adesso ci torniamo bene. Così te da niente di... Ah, bello!
Assolutamente, assolutamente, farebbe molto piacere, William, assolutamente. Mi piace sempre spizzicare qua e là disegni vari. Infatti su Instagram io guardo solo disegnatori. Oscu, bentornato a bordo. Come stai? Cosa di tutto a posto? Passato bene il lunedì? Oggi è lunedì, giusto? Sì, oggi è lunedì, giusto, giusto, giusto. Va. Proseguiamo. Sperando che state buono lì e non farmi fare live brutte, ok? Bitrate. Erano rimasti qua col nuovo mondo in attesa. Cercando di imparare. Faccio solo sagome per il momento. Disegno su... Ah, su carta! Oddio! È bello disegnare fisico, però, eh. Deve essere proprio bello, bello, bello. Allora. Cosa avevamo a che fare qua? Allora, qua c'era la sala dei dipinti, che era bellissima, no? Cosa c'è qua? Ah, ah, oddio! E ho capito, qua mi manca tutto, però. E mi manca tutto, sì. Mamma mia, che inquietudine. Ah, troveremo gli altri wormhole qui, le altre cose delle clessidre special. Abbiamo qualcosa di interesting qua. Ui! Questo è carino. Cos'è questa? Questa leva non serve ad altro che ad alterare la luminosità del pannello vicino quanto è atteso. È bloccata su un'impressione veramente molto luminoso. Ok. Bloccata, tra l'altro. Solo perché non mi posso permettere una tavoletta con schermo. Ah! Beh. Guarda, effettivamente la tavoletta ha anche lei il suo stile per disegnare in digitale. Però disegnare su carta anche deve essere bello bello. È altrimenti chiamata zona delle parole. O qualcosa dove non potrai mai inserirti, Steven. Non troverai mai un editore. E tutto il tempo che perdi nel tuo studio è tempo che potresti passare con i tuoi figli. Un nome vale altro. Un nome molto lungo. Mi sa che questa è una frecciatina a uno dei sviluppatori. Ma che cosa è successo? Ho vibrato. Ah, sì, il VGS1, il più veloce e potente supercomputer mai costruito in tutto l'universo. Vuoi accenderlo? Certo! Oh, dopo li guardiamo, Indian. Nel caso dopo li guardo, a seconda del soggetto, perché magari me li guardo dopo la live. Accendi il computer, davanti ai tuoi occhi si apre un mondo di dati, splendore e felicità. Saluti, utenti, identified user. Sono qui per garantire la migliore esperienza virtuale di sempre. Scegli l'applicazione. Internet. Scegli l'applicazione. Naviga la rete. Hai selezionato l'applicazione di navigazione della rete. Purtroppo la marea è bassa in questo mondo. Navigazione della rete. Riprova più tardi. Certo, chiusa l'applicazione di navigatore. C'è l'applicazione. Spasso. Giochi. Hai selezionato l'applicazione di spasso. C'è l'applicazione. Certo. Hai selezionato. Certo. Ora c'è un gioco dalla mia infinita libreria di applicazioni di puro svago non visivo. Non visivo? Oh no. Ho selezionato. Oddio, Corgi Quest 7. Oddio, lo voglio. Il vincolo dei guinzai. No, questo gioco è bellissimo. Sei un corgi, il tuo nome è Alan. Devi spezzare il magico guinzaglio che ti trattiene in questa terra di nefandezze. Uscita a nord, est e sud. Vai a est. In realtà non puoi andare a est, ti ho ingannato. Oh! Sei tornato al punto di partenza. Molto bene. Uè, Christian, bentornato a bordo. Come stai? Cosa è tutto a posto? Te la stai passando bene questo periodo? È da un po' che è davvero tanto che non ci si vede. Ciao, Frassia, dopo. Andiamo a nord. Vai a nord. C'è una tigre. Uscita a sud è consigliate. Parla tigre. I tuoi tentativi non impauriscono la tigre. Ha visto troppe ingiustizie perpetrate per zampa della tua specie. E questo la rende tanto forte che il peso delle tue parole non riesce a schiacciarla. Ti salta addosso e ti concia molto male. Ricominciare? No. Chiusa l'applicazione di spasso. Saluti, utente. Sì. Spegni. Abbiamo appena perso a una avventura non visiva che eravamo un corgi contro una tigre. Tutto normale. Che bello. Cos'è questo? Un armonizzatore quantistico di settima generazione. È costato un occhio della testa. Ah, ma bisogna pur potersi concedere qualche lusso di tanto in tanto. Non ci dice a cosa serve. Perfetto. Vai. Andiamo su un nuovo mondo finalmente. Uno specchio? Ah, questa sarà la nostra stanza. Probabile, sì, probabile che è la nostra stanza. Sono impegnato a
Shiny Huntari. Poco indirecente? Diciamo che resettare il gioco più di 500 volte è molto lungo. E ancora non ho trovato nada. Christian, mamma mia. Interessante che tiri fuori l'argomento in questo momento, dato che sono diventato possessore di Switch con Pokémon Spada. E effettivamente mi sono molto attirato al competitivo, purtroppo, e sto cercando di far cose. Sì. Oddio, ma cosa c'è qua? Una tromba! No, non posso prendere. C'è anche un archetto di violino senza violino. Cos'è? Sì, dov'è il violino? Vai. Vai. Niente, non c'è il violino. Fa niente. Fa nientissimo. Dopo tanto dispositivo audio di ultima generazione. Senza di esso, non saresti in grado di sintonizzarti sulle tue radio preferite e ascoltare trasmissioni come Ospite a tavola, Saluti dal sole, ho due fratelli e un terzo fratello narrante. Io. Molto interessante. Cerchiamo un nuovo mondo. Deadbird Studio. La battaglia degli uccelli. Scopri dove sono finiti i frammenti temporali. Mia recensione, 2,5 stelle. Attori incapaci. Status giuridico, non potrei proprio stare qui. Prima. Ah, oddio, della copertina di Steam. Oddio, finalmente conosciamo quel tizio. Eccolo, eccolo. Era che stava facendo... Stanno litigando. Sembra Jojo. Pronti? Va? This movie studio is too big for the both of us, DJ. Grooves. DJ Grooves. The movie should be made by real birds. Oddio, questo è troppo grande per entrambi. You moon penguins are just pinguini lunari. Potete scrivere altro che pinguini. If I wanted a bunch of picnics to dance around while on birdseed, ha! I'd visit my grandchildren. È bellissimo il doppiaggio inglese, però. I doppiatori inglesi sono molto, molto spesso di bel livello. Se dovessi voler guardare una manica di citrulli che ballano intorno a quel bel mangime, mi basterebbe visitare mio nipote. Nonsense, darling, nonsense. Oddio, darling! Questo è tipo Metaton. Voi gufi espressi. You've done so for the last 10 years, darling. Perfetto. Western sui treni. No, we haven't your... ma davvero solo quello. Per imparare il competitivo devi imparare lo Smogon, struttura del competitive che proviene dal sito Smogon, la casa del competitive di Pokémon. Ah! Ma io sono un po' strano, diciamo che mi faccio un po' due idee io. Diciamo che, fai conto Christian che ho capito solo adesso come funzionano i V e V e tutta roba bella, Ho imparato solo adesso. L'ultimo Pokémon che ho giocato è stato Nero, poi c'è stato l'enorme salto... Poi adesso Pokémon Spada e solo adesso ho capito come funzionano tutte le statistiche, le mosse, le cose. E adesso sì, posso capire che sono Pokémon più forti e meno forti degli altri, però... Diciamo che vado un po' più sullo stile... Yay! Sei seriamente all'inizio? Lo so. Ma non è vero, razza di buffone. Oddio, la Cressidra! L'annuale trofeo del film degli uccelli. Le nostre nuove attrezzature scenografiche lasciano il pubblico a bocca aperta. Ah, oddio, ma quindi è un mondo proprio di volatili. Non aspettarti molto dai miei disegni. Oh, ma no, no, dai. Insomma, ognuno ha il proprio stile. Da quello che ho visto su Instagram, ognuno ha il proprio stile. Da stili estremamente semplici, tipo quello di Sio, perché quello di Sio è uno stile estremamente semplice. No, però fa quel che deve. Ah, un albero! Tipo, no. Albero saggio, cose così. Fino al, appunto, insomma, ogni stile ha la sua particolarità. E quella. Wow. Lo so, Christian, ci sto tentando. Per il momento sto cercando di fare il breeding. Sto facendo breeding correttamente. Però devo vedere la squadra giusta. Ho già dovuto scartare due Pokémon. Avevo provato Inteleon e Metagross. Non sono andati molto bene. Non sono riuscito a fare nulla di quello che avevo programmato. These shiny things fell from the sky. Ne addirittura due. Illuminerà i nostri set facendoli scintillare e scoppiettare. Oh yeah. Ah sì. Well, this time around, we're also spicing it up. No, dai, ma se li avete tutti e due, due. Props. Ho capito, ma me li potete dare? We'll be the grand sti affari a forma di clessidra. Affari a forma di clessidra. Sono clessidre letteralmente.
fanno risparmiare il nostro vestito sui treni. What the what? Cosa? You no good dirty picnics! You copied the props! Ci avete copiato l'attrezzatura! I would never, darling! Clearly hai preso ispirazione dai miei nuovi scintillanti attrezzi, certo! Mamma mia, che antipatico! Si odiano, si odiano! A parte che gli occhiali di quello si scompenetrano nel becco, che... Questo è troppo, levati di mezzo, un film da girare ed è crashato il gioco. Perfetto! Perfettissimo! Questo è esattamente quello che volevo! Esattamentissimamente quello che volevo! Che è successo? F, F tantissimo, porca miseria! Ah, mamma mia, tra l'altro, tutti i problemi stanno succedendo oggi. Tutti i problemi. Mamma mia, è una cosa terribile, Terribile. Non abbiamo, è da mesi, ormai da un anno che non abbiamo così tanti problemi in una live. Ma vi ricordate quanti problemi avevamo con Remnant? Ne avevamo tantissimi. Oh, era qua. Simpatica. Quindi mi liberi? O devo rifare tutto? Oh my god! Devo rifare davvero tutto quanto? Ma cioè, la domanda è: mi conviene abbassare le impostazioni grafiche oppure è stato qualcosa di strano? E cosa posso abbassare? Questo in grafica, cosa vuoi che abbasso? Dettagliate. Ok. Ah, ho sbagliato. Ho toccato per sbaglio. Remnant from the Ashes, sì. Mamma mia, bellissimo titolo. Proviamo a mettere qualità alta e basta. No, non qualità bassa. Alta. Antipatico. Perché? Ho capito, metto alta, va bene. Sta normale. Andiamo così, allora. Magari non lo so, magari era questo il problema. Proviamo. Tanto adesso saltiamo i dialoghi perché sappiamo tutti. L'hai finito un paio di mesi fa? Eh? Ah, cavolo. Mamma mia, che bel titolo. Ah, c'è anche da dire che è proprio... È tosto. Soprattutto l'apocalisse che ci siamo sparati, anche l'apocalisse... Mamma mia, sei stata durissima. Quindi, tornando a noi. Non voglio saltare, voglio solamente ritornare dove eravamo finiti prima. Già avete copiato l'attrezzatura! Cosa? Quella somiglia, tra l'altro, l'ho già detto, ma è troppo Jotaro Kujo. Troppo, è lui. Ho finito da girare io! Ok. Va bene, tesoro, ma saremo noi a vincere l'annuale trofeo dei film degli uccelli. E se ne vanno. Tra l'altro, quello là sta pattinando su una cosa, sono cose senza rotelle. Ma è maledettissimo! Ma è cattivissimo! Questo qua è gioca sporco! Ah, sono anche stupidi. Mi costringono a saltare una volta di più. Alright, time to go, Owls! Let's make our killer movie! Killer movie, va bene. Quindi western con un'altra cosa. Can you please close off that vent already? I don't want the smell of penguin to come anywhere near my crew. Grazie per il suggerimento di trama, grazie. Ovviamente la receptionist non farà nulla di tutto ciò. Quindi, come la cavate? You want that movie prop they carried in? Sì. Are you the kind of person that sells movie props on eBird? Su eBird! Oddio! eBird, che bello! hi there. I'm an
express owl. Un gufo espresso. This just means I ride the owl express that the conductor runs. Ah! I ride the train to get to work, but the conductor makes unexpected stops all the time. Perfetto, poverino. No idea why we're at a movie studio. I need to be at work in 15 minutes. Ma allora, ma poverini, ma sono costretti a girare per... Beh, in fondo è un egocentrico, è un po' egocentrico, è un idiota. DJ Grooves. Why does a train operator and a disco guy want to compete? We're all birds here, right? Shouldn't we cooperate? Questi sono i pacifisti. Beh, questo è esattamente l'ideologia che io ho del mondo. Siamo tutti esseri umani, perché fare la guerra? I guess cooperating is kind of stupid. Ma come? No, ecco, questa non è cosa mia. Questa non è cosa mia invece. Ma porca miseria, sono molto affascinanti, sì sì. Ah, guarda tutti i trofei qui. Ma quindi sono a pari merito praticamente. Sì, argento del secondo posto, oro del primo e roba così. Cosa vendi tu? Not everything I sell is of value. I also sell talent. Certo, certo, vediamo un po' cosa offri. Niente più testate contro i muri quando ti tuffi. Bello. Oh, ma questo? Spilla del proiettile? Lo voglio. Ce li ho i soldi. No. Ti tappa le orecchie. Ora sentirei solo strani borbottini. Questo non lo voglio. Però questo, mamma mia, questo lo voglio subito. Appena aggiungiamo 300 lo compriamo. Voglio sparare Kamehameha fortissime. Yeah, sorry. The conductor has said only birds are allowed past here. And he specifically said no penguins of any kind. Ma non sono un pinguino. I have no idea why. I'm just a passenger on his train. Whatever gets us back on the train faster. Ok, mi basta tornare da. Ho capito, ma non sono un pinguino. Lasciami entrare. Che vabbè, ok, ha detto uccelli, quindi. I wanted to ask this reception guy a question, but he hasn't acknowledged me at all. Perché ha gli occhi chiusi? But now I've been standing here for so long. Per pensare di una conversazione. Suck at interacting with other birds. Ma poverini. Ma posso entrare qua dentro? Oddio! Chiudetemi! Voglio entrare! No, eh. Oh, hey, little chirper. They're recording right now, so no one's allowed in. Ok. Only insured for bird staff. Letting you in would be a liability. Non procede bene a trovarti dentro. No, sì, sì, certo, certo, assolutamente. Non ci proverò. Questo? No! Oddio, questi qua sono occhiali gratuiti, ma sono bellissimi! Posso prenderne doppi? Oh, yes! Esattamente come su Steam! Abbiamo i doppi occhiali! Che belli che siamo! Tripli? È scoppiato tutto. Oh. Siamo appena stati multati di 3000 diamanti. Mi sa che me li sognerò. Sì. Mi sa tanto che sognerò quel proiettile. Se dobbiamo pagare questa multa. Si è rotto da solo, però. Scusa, io non l'ho mica rotto. Io sono preso il doppio occhiale. You should join our DJ Grooves fan club. You get a membership card and everything. It's a real good deal for any movie going bird. Per qualsiasi uccello cinefilo. Certo. No, Dio santo, ma sono tipo la gang. Tipo... Che schioccano le dita. Con quali dita poi? Ora che ci penso, siete pinguini. Now what brings you to Dead Bird Studio? Before you answer, you should watch DJ Grooves' latest movie. It's real. Non vengo assolutamente pagato per dirlo. Questo penso non dovesse succedere. No, infatti! Hey, watch where you're going, buddy. Don't get near DJ. Perché? Grooves, ma che cattivi! DJ Grooves means a lot to us, so we gotta protect him. Don't non fare scherzi, ok? Anything, yeah? I'll be watching you, buddy. Ho proprio paura di un bel pinguino con gli occhiali. But before DJ Grooves became fascinated by movies, he actually ran a nightclub. Ah, chi l'avrebbe mai detto? È certo, per forza. Ti ho già parlato. You see my fingers here? No. That is the universal bird sign for beat it. Oh look, my fingers have taken a liking to you. Look at them go. Snap, snap, snap. You catch my drift? Sì, sì, ho capito, vuoi che me ne vada? Siete dei pezzenti, uno più dell'altro. Ma va bene, cosa posso dirvi di più? Ah, ci odiano tutti, non riesco a capire come mai ci odiano tutti, ma ci odiano tutti. Abbiamo qua tutte le cose?
prendiamo tutti i diamantoli che qua, sinceramente, siamo poveri, dobbiamo recuperare un sacco. Se dobbiamo effettivamente pagare. Vai, tiriamo dentro. Ah, ma allora è finto, no, no, è finto, meno male, è tutto finto. Eccolo la DJ Group. Ah, mia. Non si chiama DJ Group, vero? No, se ne sono andati via. Restituitemi le mie clessidre. Ah, tra l'altro c'è anche Monster Girl qua che ci sta cercando di derubare le cose. No! Goofy di sorveglianza. Only birds allowed. No humans. Ah, ma allora esistono gli umani. Quindi siamo umani, effettivamente. Ah! Ok. Stiamo facendo tutto? Sembra che stiamo intrufolando per bene. Aia. Oh no. Interruzioni delle riprese. Meno 100. No. Oh mio Dio, nemmeno mai. Meno 100.000. Ma non ha senso. Oddio, siamo andati sull'altro set. Ok, cosa... Dove vado? Per di qua. Mamma mia, che faccio l'acrobata. Un gomitolo di un nuovo cappello. No, scherzavo. È un cappello che ho già. Comandiamo le cose qui. Devo... Immagino di trovarmi da qualche parte. Ma... Oh, capito. Devo andare per di qua. Ah no, ci sono i tubi direttamente. Perfetto. C'erano anche i diamantolli. Posso? Ah, posto. Vale. Tutti goofy. Porca miseria. Posso man... No, non è vero, non è vero, non c'è nessuno. Molestie. Molestie. Come molestie? Non ho molestato nessuno, io sono una persona buonissima. Non è vero. Ok. No, c'è un cappello laggiù. Posso tornare indietro? No. Dai, fammi tornare indietro. Dai. Posso camminare? No. La risposta è no. Però ci siamo garantiti la possibilità di ritornare lì. Il che mi è più che buono. Come si faceva? Ah, ecco, ecco, così. Per il corridoio. Danneggiamento di cactus. Basta. Basta farmi pagare qui le cose. Non è possibile. A parte che bella quella. La bimba che sta facendo il pistolina. Film di spionaggio. Oh yes, questo è nuovo. È nuovissimo, questo è nuovo. Ecco. Oh, il cappello gelo. Possiamo farlo. Abbiamo un sacco di gomitoli. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Come si faceva a craftare i cappelli? Esk. Enough to stitch a hat. Vai. One, two. Presto! Eccolo! Quanto è freddo! Tieni pronto! Shift per eseguire uno schianto a terra. No, ma come... Ma che bello, è come quello di Kirby! È l'abilità di Kirby questa! Quando assorbe un mostro roccia! È una statuina! Che si fa? Aia, che bello, mi sono colpito le cuffie! Bellissima! E con questo quindi possiamo tornare a esplorare il... Il tutte cose precedente. Il mondo precedente dove c'erano un sacco di cose del ghiaccio. Molto bene. Per arrivare laggiù invece quel che dobbiamo fare. Ah, quindi si poteva tornare anche indietro. Ok, ok. Comprendo. Comprendo molto bene. Vai. Velocissimo scalare, scalare. Vai. Qualcos'altro qui? Qualche smeraldino tattico? Che di mosse ninja. Ma non mi guardare. Che già devo pagare una bolletta di 112... Bolletta, una multa di 112.000.
Ma cosa ci fai laggiù tu? Ok, no, secondo che questo qui è allegro. Ok, sono questi qua, sono... Ah! Distruzione di proprietà! Ma basta cosa distruzione di proprietà! Ma non sapete nemmeno che sono qui! Ma che malefici bestie che siete! Non è vero, non è vero, non è vero, non ci sono, non ci sono, non ci sono! Basta molesti pinguini, basta tutte ste multe! Vabbè! Non mi ha visto, non mi ha visto Mamma mia che... Tutte ste molestie... Ho una cassa! Vabbè, sì, sì, date tutte le multe che volete, tanto poi non pago. Oh! È il treno per il coso del treno, per forza! Per forza, per forza, questa qui era la ripia... Adesso non so quanti pezzi può avere la ripia... Quella stella? Presumo che... Ah, no, no, era del set, era del set... Cinematografico! Ok, va bene, ho sbagliato. Non mi hanno multato, però. E mi hanno portato anche avanti. Fantastico. Ok. Ah, col green screen, giustamente, dietro. Tutti i pitomahawk, tutte quelle... hanno martelli e frecce, certo. Classico Far West. Non so perché, ma questo titolo mi ricorda qualcosa. Cavolo, se ci ricorda qualcosa, mamma mia. Ci abbiamo passato un botto di tempo su Remnant. Ah, 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 ah! Danneggiamento di tipi. Ok. Basta ste molestie. Ma voi non sapete come fare le multe. Come faccio a colpirlo? Ah, così tipo... Adios. Ui, troppo veloce. Spero di non dover pagare questa multa. Tra l'altro i due set sono completamente attaccati uno all'altro. Mi sa che stiano facendo solo loro il film. Questo cos'è? Oh Dio, ho tolto la corrente. Ah, per non farmi vedere, ho capito. Queste cose ci abbiamo, lui qui. Ma il cappello. Nient'altro? Nient'altro. Non mi ricordo, ho passato più di 300 ore sono andato. Forse in totale, forse anche noi. Ne abbiamo passato un bel po', forse 300. Probabilmente anche noi 300. Cioè proprio in generale, proprio per l'intera età della manomissione di attrezzature. Basta, ma non sapete nemmeno chi sono. Come fate a fare le multe se non sapete il mio nome? Vabbè, fa niente. Ci stanno multando a vita. Saremo costernati dai debiti. Ah, perché posso colpirlo. No, non posso più colpirlo, devo stare attento io. Ma perché, come fate ad avere il potere dell'ubiquità voi? Scusate. Aiuto. Ok, via. A posto. Siamo stati bravissimi. Ale. Ma dove li avete portate ste clissidre però? Non mi avete visto mai nella vita. Probabilmente c'è un achievement che ti dice non farti beccare mai dai gufi, eh. Abbi una multa di zero. Esiste, sì, esiste. Per forza. Whoop. Perfetto. Oh, un UFO. Magari ci entriamo dopo? No, è finto. Dai, delusione. Pensavo che mi prendesse, mi portasse sulla luna, da qualche parte. Bravo pinguino, girati che è meglio. Al ninja. Vabbè. Eppele. Oh, la premiazione, questo è il premio dell'anno. E ci sta risuonando tutta la vita.
È là. Magnificent. Stunning. This trophy is everything I desire. On the shelf in my living room. Perfetto. Of course, this big trophy is just a plastic replica. The actual trophy is really tiny. Ah, ok, il trofeo è più piccolo. Oh my, what is that I see? Is it true inner beauty? An innocent soul with a heart of gold? Questa potrebbe essere pedofilia, lo sai, pinguino? Se la bellezza definitiva, un'anima innocente dal cuore d'oro? Oh no, it's just a little girl. Se sono una ragazzina, ciao! You're not a penguin. That's good. I could use some non-penguin company around here, as all my penguins are frankly terrible actors. Devo fare io l'attore per caso? Here's the biz. I need your help. I'm on a terrible losing streak, and I just have to win this next annual Bird Movie Award. There's no doubt. I absolutely must have you as the star. Here, sì. Let me take care of this. Oh, grazie! We need to give you a bird passport, darling. Step right over here. Davvero si può fare così in fretta? Passaporto per gli uccelli? Mettetevi in fila, che strano. Vi do uno schiaffo a ciascuno. Vi metto sotto tutti con i miei cerchi da 21. Gabri, siamo tornati a bordo. Come sai che sono tutto a posto? Fatto bene la giornata? La foto, Zoro, deve essere appariscente e vistosa. Vieni a posizionarti qui. Scattiamo subito una foto. Ok, put on a smile and stand still, please. Don't move. Giusto, giusto. Tanto qua abbiamo problemi di bitrate, abbiamo già perso 24.000 frame. Cose, succedono cose oggi. Non so bene cosa succede. Io non mi sto muovendo. Non so perché, ma appena mi muovo scatta la foto. Lo sapevo. Let's see how the picture... Lo sapevo, lo sapevo. Ah, tutto bene, Gabby, tutto bene, grazie. Darling, you moved. The picture is ruined. How could you? Ti sei mossa, come hai potuto? We've got to fix this ugly mugshot up with some old-fashioned photo doctoring. Here, take these markers and take yourself to the most stylish, elegante, stilosa signorina che si sia mai vista. Fammi pensare. Faccio... Non lo so. Cosa vuoi che faccia? Non sono bravo in queste cose. Non so, faccio... Io credo in te, Naruto, Naruto. Gatto, ecco. Ciao. Vedi qua cosa posso... Magari ci si può fare qualche ritocchino? Ah. No, dai, va bene così. In amicizia. Faccio pizzetto. Ecco qua. Un pizzettino. Ci sta sempre. Fatto un po' male. Fatemi fare un pizzetto per bene. È troppo grande. Serve per un pizzetto marrone. Così. Ecco, perfetto. Oddio, non so perché mi sta venendo questa malignità per una bimba. Ecco, guarda qua che bel pizzettone. Ok. Fino a poco fa stavi studiando. Ah, sì? Cosa state facendo nel corso lì, Gabri? Nel tuo corso. Ok. Lo si ricalca un pochettino di nero, come vedo qua che c'è un contorno. E poi siamo a posto, immagino. Ecco! È perfetto! Slide this picture into your passport and here you go! One passport for you. A parte che la foto è venuta fuori senza occhiali, sono molto stranito. Passaporto dell'Unione Federale degli Uccelli. Ora sono ufficialmente un uccello, vero? Wonderful, darling. Oh, just wonderful. Wonderful. Meet me at the movie set tomorrow and we'll make you a star. Ok. Adesso arriverà quell'altro. What do you think you're doing?
Cosa credi di fare? Oh, you can't just jump in and fiddle with the annual Bird Movie Awards. That's fraud! 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 We've got a fraudster over here! A fraudster! Questo è un termine nuovo. A fraud! 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 Oh. Ah. Where are my owl guards at? Why are the owls down useless? Oh, poverini, dai, ma sono... Alright, listen here, lass. You're in big trouble. If you're helping crooked DJ Grooves rig the... Dovrò aiutare anche lui. Cioè adesso sono nel mezzo e devo aiutare in tutti. Even the score. That's right. You're got to be the star of my movies too. Bene. Bene. Hold our newest prop. Practice showing it off and bring it to my movie set tomorrow. You got that? Don't be late. Grazie. Grazie. Ok, ci abbiamo. Grazie mille. Abbiamo preso una stella. A posto. Molto felice. Adesso si complicheranno le cose. Sicuro, sicuro, si completeranno, sicuro. Ah. Non ho capito bene perché esce una Yakuza Metro là sotto, Cosa un po' strana. Ok. Salviamo prima che succedano cose. Come si salva? Mi è caduto il cervello. Ah, Gabri. Oh, Sonic. Grazie del supporto. Bentornato fra i Corsari d'Elite. Come stai? Questo è tutto a posto? Come hai passato il fine settimana e il lunedì? Tra l'altro con te dobbiamo ancora fare l'entrata in scena. Sonic, come ci contattiamo? Su Twitch ci contattiamo a questo punto. Ti manderò un messaggio su Twitch. Cioè, cavolo. Non riusciamo a contattarci, cavolicchi di Bruxelles. Cosa? Ah, testa! Funziona per una volta! Cosa? Sto utilizzando una bellissima visiera. Grazie, Gabriel, per l'interessamento del tipo di copricapo che sto usando. Va bene, Sonic, va bene. Allora, facciamo che dopo, se me lo ricordo, dopo ti mando messaggino sulla chat sul Discord, Twitch. Anche con Momo devo fare. Giusto, anche con Momo. Oh, ce ne sono un po' di cose da fare. Va bene, ci dedicheremo per bene. Comunque, abbiamo il copricapo nuovo. Oddio, c'è un wormhole. Dove si trova il wormhole? Dov'è? La cassaforte dorata. Oh, time rift detected. Di che colore è questo copricapo? Azzurro. Che succede? Belli. Dai, andiamo. Ah, ci mostra dove sono. Bellissimi. Ok, va bene. E allora voglio andare alla cassaforte dorata. Guarda. Ricchezza. Sì, esistono. Esistono, sì. Adesso te la faccio vedere, Sonic, se riesco a ricordarmi come si fa a salvare, perché sono molto timoroso di tutto ciò. Cioè, si può salvare, sì. Come si faceva? Era salvataggio automatico? Non mi ricordo. Nessun salvataggio, console dei sviluppatori. Come avevamo salvato l'altra volta? È bellissimo questo copricapo, Gabby. Non ce la fai, devi trovare altri modi. Oh, Ah! Ci mancano ancora due classi principali e due fa... Ah, ok, ci mandano anche il mondo. Potremmo cambiare arma, a quanto pare.
Ok, va bene. Vediamo un po'. Ok. Va bene. Vediamo allora dove ci conduce il vento. Dobbiamo andare laggiù. Devo usarne uno magico? No, no, in teoria devo... Ah, se riesco a camminare però. Anche con camminare c'ho problemi. Ecco qua, primo biglietto. E questo è uno. Qua c'è la cassaforte dorata. Allora, certo, voglio cambiare copricapo, sì. Fammi vedere come funziona. Ah, ci fa... Oddio, che paura. Però è bellissimo. Ci fa proprio volare. Cioè, allora, ci sono copricapo. Ok, ci saranno piattaforme che ci faranno volare e meno. Immagino. Whee! Quindi tutto ciò ci rende anche immune alla caduta. Per forza. Città di mafia questa, ben lo so. Oh, perfetto. Sbaglio, questo cappello è fortissimo. Ah, che male. Ci ha colpiti per la prima volta. Via, ciao. Dove sono le altre cose? Ce n'era una... Dov'è? Fammi salire. Grazie. Ce n'era uno... Ecco qua. Questo qua dove ci porta? Whee! Ok, carino. Ok, va bene. Ci stiamo prendendo la mano. Adesso andiamo però a rivedere... Dove ci portava la cassaforte. La cassaforte magica dorata. Dopo dobbiamo anche vedere a prendere le faglie. Allora... Bella cassafortina. Come faccio a tornare lassù? C'è un modo semplice? Un'altra piattaforma. Ah no, no, ok, ci siamo. Ci siamo, tutto a posto. No. Come si fa a salire? Da lì, ok, ci siamo. Allè. Giustamente possiamo Ah, ma si può cambiare il cappello anche mentre... Ecco, sono stato fregato. Si può cambiare copricapo anche mentre si cammina. Va bene, va bene. Allora... Dove sta proseguendo? Di là? No, dai, non mi bloccare, almeno questo. Ci manca ancora il potere rampino, immagino. Se ne va là sotto. Non so se riusciamo a inseguirlo. Ah, ma è lì! Ah, ma chi l'aveva visto? Vieni qua. Oh, ah, abbiamo la cosa della caduta dolce, chiamiamola. Ciao! Queste linguacce. Quale copricapo ti piace di più? Ahimè. Per il momento... Questo qua. Ma per forza! Mamma mia, fiu! Facciamo gli alchimisti matti. Mi piace fare gli alchimisti matti. Mamma mia se mi piace. Un botto. Però tutti quanti hanno la loro abilità. Tutti quanti hanno la loro utilità, secondo me. Sicuramente. Mamma mia, appena prenderemo quella la spilla delle proiettili magici tutto il tempo, eh. A meno che non sia una farloccata incredibile, eh. Potrebbe ancora esserlo. Perfetto, dove sono gli altri? Oh, ma lì c'è un gomitolo. No, salvo. Mafia helped you to build character. Ma dai, ma che cattiveria. Ti ha aiutato a costruire il tuo personaggio. Ma che cosa? Cattivissimi. Ah, mafia city. Grazie. Alle. Preso. Qual è il tuo animatronic preferito di Five Nights at Freddy's? Aia. Allora. Penso Foxy.
Più che altro solo perché è una volpe, non per altri motivi. Solo perché mi piacciono le volpi. Se no non li mettevano tutte queste. Sì, se no non mettevano tutte queste cose, capri. Ho capito che ha funzionato una volta, ma non per questo funzionare le altre. Io mi manterrò questa una volta detto. Grazie. Ok, ecco un altro. Alle. Oh, ma... Mamma mia che non li vedo questi qua. Vai, preso. Mille gomitri. Oh, Spark, bentornato a bordo. Come stai quest'oggi? Tutto a posto? Già. È tornato il momento di riprenderselo. Siamo in cerca di bigliettozzi dorati. Uffa. Devo imparare a gestire questi salti, questa agilità inumana. Siamo tipo degli androidi, probabilmente. Cioè, ok, che ha già detto umani, però... Beh, anche Mario umano. Cosa hai preso? Un gomitolo di rana. Allora. Dove sei, bigliettino? Dove sta andando questo adesso? No, dov'è? L'ho perso di vista. L'ho perso di vista. Scusate. No. Devo andarlo a vedere. È andato alla nave? Ok. Grazie, Spark. A vederlo. Ecco. Aia, che male! Eccolo! Per fare un copricapo, gamberi. Dai, andiamo tutti quanti. Me lo immaginavo che era Foxy, solo che pensavo che era... Ah, perché era un pirata! No, non era per quello. A noi pirati ci stanno molto, molto antipatici. Piu! Andiamo a vedere, ovviamente, nella casa fortuna. Lo so, forse... Scusa. Forse potremmo andare a cercare i wormhole. Mamma mia, che io sbaglio tasto, devo ricordarmi. Allora, uno era alla spiaggia. Allora, fatemi vedere. Uno era alla spiaggia che sappiamo bene dov'è. Ovviamente per scherzo. Ci sta, diciamo... Ci sono alcuni pirati, cioè la maggior parte dei pirati sono dei stoccafissi da denigrare. Poi ci sono certi pirati da rispettare. Per esempio Jack Sparrow è uno di quei pirati che si rispettano. Allora. Eccola. Allora. Questo qui ci porta dalla spiaggia quell'altra. E fin qui ci siamo. Piu. Me li hai raccolti tutti? Ah, ho sbagliato lato. No, sì, i biglietti sì. Più che altro ci sono i wormhole adesso. Ah. Quello immagino che non possiamo finché non avremo... Sono passati 10 minuti. Finché non avremo un cappello che ce lo consenta. Comunque, Gabri, effettivamente... Fatto sta che cappello una volta l'ho detto. Quindi, cosa non posso fare... Cosa non posso fare per 4 minuti? Dimmelo un po' tu. E adesso queste cose si possono dire un sacco di cose che non si possono fare. Insomma, un sacco di cappelli che si possono dire non usare quello, non usare quell'altro. Ma si deve essere un sacco di cose qua. Cosa? Oppure lancio una roba. L'ho lanciata sul coso, mi dispiace. Ah, sul... Wormhole sul ponte? Era qua? Quello del tubo? Eccolo! Eccolo. Per queste cose effettivamente è molto comodo avere uno Spark conoscitore delle mappe. Effettivamente quel punto non l'avevo mai visto. Sarei dovuto andarlo a cercare. Non posso usare il cappello del ghiaccio per 4 minuti. Ok, va bene, alle 22.05 dopo possiamo utilizzarlo. Prendi wormhole. Sott'acqua. No. Più o meno. Spero solo di non dover ricominciare il livello. Sarebbe molto traumatico.
A tempo? Ok, va bene, è un tempo lento. È un tempo lento. Prima dall'altra parte. Qual è l'altra parte? Non ho capito. C'è un'altra parte? No. Sono caduto male. Scorciatoie, scorciatoie. Queste sono le conoscenze di Hollow Knight che abbiamo. Allora, quindi, prendiamoci per bene tutte cose. A posto. Le do il permesso di arrendersi quando arriverà. Ah, vediamo, vediamo. Quello vediamo, Spark, vediamo. Alcuni sono diaboliche. Ma per forza, alcune sono diaboliche. Checkpoint. Oddio, quanto è lento qua. Ah, no, questo è veloce, questo è veloce. Qua bisogna andare velocissimi. Potevano farlo un po' più veloce, forse. Forse è un po' troppo semplice. Beh, magari sono ancora le sfide semplici. No, 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 sono incastrato. Sono incastrato! Ma santissimissimo! Mi si era incastrato la Hat Kid. Kid Hat. Non mi ricordo come si chiama. Ah, tanto guarda, Spark se la sta ridendo. Come se non ci fosse un domani. Dai, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo! Questa è la parte semplice. A posto! Crazy Drum! Hat Kid, ok. Vai, fatto! Riportami qui, ti prego, e... Oddio, tenta la fortuna. Nuovo colore! Non lo so. Cuccinellina! Cos'è? Ah, per il cappello della velocità! Puoi stare simpatico, dai. Un raro adesivo appena comparso in foresta di Subcon. Foresta di Subcon? Un raro adesivo. Immagino siano effettivamente rari, se lo dice. Ehi! Cosa si è aperto qua? Ah, che carina! Forse preferivo prima, va bene. Ah, terzo mondo. Beh, sono cose di cui non parlare allora. Ah! Perfetto. Ah, tra l'altro in camera nostra! Abbiamo l'energia della camera da letto. Capito? Foresta di Subcon. E ora è disponibile. Ok. Ah, non potevo andare nemmeno in camera nostra. Ma è una cosa traumatica. Cioè, non potevo andare nemmeno in camera nostra. Oh! Che ansia. Ma quindi dobbiamo ricominciare il livello? Questa è una cosa gravissima. Oh, Gesù Santissimo. Quindi forse era meglio imbigliettarci prima la cassaforte, prima di qualunque altra cosa, eh? Beh, a sto punto, dato che dobbiamo fare anche quell'altro, andiamo nella spiaggia di quell'altro e dopo facciamo la cassaforte. Direi che è un buon punto di partenza. Ho sbagliato tutto! Adesso, qual è il lato giusto delle tutte cose? A saperlo. A saperlo. Tra l'altro, hanno fatto il nuovo DLC che aggiunge la. Ah, sì, però. Per ora moltissime bug e glitch. Orca. Credo che ce l'abbiamo anche, in realtà. Perché ci dava tutte le cose. Modalità nuova in multiplayer, tutte cose. Ui, la cassaforte verde è qua. Wan! Questo mi portava dalla nave, giusto? Non è quello che ci serve a noi. Eh no, infatti, questo ci porta alla nave. Dobbiamo prendere quell'altro. Dobbiamo fare. Giriamocela a piedi, l'isoletta, eh? Credo che possiamo scattare super velocemente. Sì, mafia, mafia, qua. Mafia, mafia, tu prendi cibo, cibo. Che bella, è un altro museo. Ecco, questo qua. Vai, andiamo. Ah,
ok, ok, va bene, va bene. Va bene, eccolo! Vieni qua. Coso? Ale! E lo facciamo la cassaforte. Uff. Oh no. Dove cacchio siamo? Api. Non esattamente api come le api, però. Wey! Cos'è quella cosa? 1/6. È un adesivo? Quello rosa! Cosa rosa? Cosa? Wormhole? Non ho letto il tuo messaggio. Se chat fosse in tempo giusto, avresti trovato un wormhole dall'altra parte dell'isola, vicino a un ponte nella zona in alto. Non ho capito. Ah, carino! Carino, carino, cos'è? Sono monete e corona. Controlla ogni angolo. Va bene, va bene. Ci proverò. Ok. Cioè, immagino che siano questi qua i segreti, che sono dei collezionabili. Pop. Ok. None of your business. Grazie. Qui non abbiamo nulla. Si possono spaccare? Forse sì. Non cercavi quello azzurro. Ah. mi dispiace Gabri, a quanto pare se ne va. Bello, bello che... Bello, bello che ritardo, Ok, laggiù c'è uno. Ah, c'è il capo là. Ah, ma che sia tipo la backstory. La backstory dei boss, dei... Ah, state buono tu. Ah, me lo possiedi tu? Ah, ma lo possiedi, ma allora... Ma dillo. Poverini. Non hanno speranza. Vuoi tirare una pozione? Schiantarmi? Sì, adesso possiamo schiantarci di nuovo. Effettivamente, quindi... Ma guarda, siamo scivolati, che è una bellezza sui pesci. Giustamente. Effettivamente, non so perché non ho pensato che potessimo scivolare. Ok, qui c'è un altro pezzo di... Coso? Siamo a 4/6. Pam, 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 pam. Ah, quello è solo decorativo. Ah, quindi i segreti sono altri. Allora qua... Cioè, guarda ad ogni angolo. Io guardo anche ad ogni angolo. Se non era questo... Constateremo. Has little girl noticed that unspent rift pawns are kept each floor? No need to get every single pawn. Ah. Good luck. Mafia has opened entrance. Mafia ha aperto prossima uscita per te. Capisci, capisci? Capisci che allora forse qua le bisogna trovarli tutti? Diciamo che hanno anche viaggiato. Sono completamente... Ehi, voi? Aia! Ma andate a quel paese, topacci. Stavano mangiando un cuoricino. Ok. 5/6. Va bene, a posto. Via, andiamo. Qui. Ok, adesso siamo arrivati effettivamente a tutte cose. Qua ci serve il cappello di velocità. Troppo veloci, troppo veloci. Ah, li abbiamo già presi tutti. Ma va. Però secondo me si trova qua da qualche parte il decorativo. O magari anche il segreto. Chissà se riusciamo a riconoscerlo. Pam, 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 pam.
Ah, ok, questo serve per andare sull'altra parte. Non mi pare ci sia nulla. A parte tanti gabbiani piccolissimi. Cosa fa questo? No! Dai, volevo lanciare il super fuoco d'artificio. Non me lo lascia. Qua dietro c'è un decorabile. No. Pensavo di sì. Cavolo. Sono rimasto di sasso. Ma che l'abbiamo perso? Magari si trova dopo. Siamo per l'ultimo pezzo. Per forza. Una palla. Aia. Ma scusate. Ma cosa mi lanciate cose? Ma siete impazziti? Ma che pezzo, mamma mia. Ok. Ma santissimissimo. Via. Way. Ah, sarà qui. Ho detto qua. Usa tutti gli effetti, magari spari il razzo. Potevo. Evidentemente potevo provare. Non abbiamo però un cappello che sembra dar fuoco, no? Cosa serve la palla? Beh, a quanto pare non potevo salire su quei cosi. Bene. Questo non era il mio piano. Dov'è questo pezzo di puzzle? Ma mi sa che me lo sono perso in giro. Dov'è? Disperso. Magari compare se prendiamo tutte le corone? Dentro la statua? Cool dude. Should totally give him your fish. Dovresti assolutamente dargli il tuo pesce. E certo. Pozione. Pozione folle? Ah, lì! Lì la pozione. Lì la pozione. Dove? Sotto il molo, l'hai visto? Ma tu, guarda! Bravo, bravo, Spark, bravo, occhio di falco, bravissimo! Porca miseria, me l'ero proprio perso. Vai, andiamo! Way? Lo rompiamo! C'è da smeraldoni! E anche la clessidra. Qua attorno non mi sembra che sia nulla. Siamo completamente circondati dalle acque. E pace. Clessidra! Sei! Presumo che non abbiamo trovato ciò che dovevamo trovare. Oh, però questi sì. Mafia's Grand Voyage. Il grande viaggio della mafia. Ok, va bene. Fabbrica di pesce. Qua si sogna di andare su un'isola bella vacanza. E quindi decidono di partire e di abbandonare tutto. Durante il viaggio giocavano a pallavolo. E dopodiché hanno trovato la cittadina dei loro sogni. E l'hanno dichiarata Mafia Town. A posto. Carino. No remix. No. Carino. Questi stili per i capelli. Equipaggia. I portali rosa spiegano parte di storia. Infatti, vedo. Ma quindi i segreti sono questi qua. Cioè sono questi qua da raccogliere i segreti. Però vedo che questo mondo non è ancora finito. Scusa. Ed è fatto. Adesso dobbiamo. Casaforte dorata. E stavolta cerchiamo di farla per davvero. Accidentaccio la casaforte. Ah, che li abbiamo trovati tutti e quattro.
Che tra l'altro sono atti aggiuntivi, quindi magari. Oh, magari troviamo una boss fight, un'altra boss fight. Magari una trappola. Si vogliono vendicare su Kid, su Hit Kid. Dopo questa andiamo assolutamente. Cioè, nel senso, anche dopo quell'altra andiamo al mondo 2. Cioè, dobbiamo completare un bel po' di cose, me ne rendo conto. Speram! Il mio terzo mondo è il preferito del 2. Non ho capito quello che hai detto. Oh my god. Troppo, troppo. Cappello della velocità. Fammi andare avanti, subito. Ah, quindi mentre ho questo cappello non posso fare il doppio salto. Perché c'è un salto in corsa, tipo. Ah, il mio terzo mondo preferito è il 2. Ah! Ah, ok, ho capito. Adesso ho capito. Non capivo. Allora, vediamo se mi ricordo dove erano gli altri, eh. Oh, santissimo. Ah, c'è già il cappello di velocità. Via, corri! Prendi tutti gli smeraldi. Ah, oddio! Ah, perché si è richiuso. Ah. Ma che è un mondo che si resetta? Una cosa un po' strana. Particolare. Allora, dove era? Ah, sì, giusto, un altro era lì. Me lo ricordo. Eccolo là che si volazza. È lui. Eccolo. Me lo ricordavo. Ciao. Dove sono gli altri? Chi se lo ricorda? Andiamo a richiederlo al signorotto lassù. Aia, che botta! Via. Andatevene via. Mi sta un po' antipatico il fatto che non posso fare il doppio salto mentre corro. Però vabbè. Insomma, succede. Uno era la nave. Quello me lo ricordo, sì. Quello della nave sarà l'ultimo di nuovo. E... quello... ok, si trova per di qua. Eccolo! Perfetto. Uno sulla barca dietro la cabina. Sì, quello sì. Quello è quello che mi ricordo. Pialo però! 3. Certo. Andiamo! La barca si trova di qua. Mio fratello ha fatto una sfida in questo gioco. Ah, sì? Quanto tempo ha fatto? Aia, che male, è vero che c'è il fuoco. Oddio, ma siamo tutti carbonizzati, poverina. Vai. Perfetto, andiamo. 1 ora e 32. Credo sia poco. Cioè, credo che sia un ottimo tempo su questo gioco, vero? Però siamo un ottimissimo tempo. Anche perché immagino che la cosa migliore da fare sia ignorare quasi completamente quelli di trama. Anche, no, probabilmente la trama ti porta avanti per forza. Però penso che comunque sia la cosa migliore da fare sia prendere le quessidre opzionali più che altre, no? Perché quelle opzionali sono più veloci da prendere, mi sa. Quarto nella categoria glitches. Cavolo! È stato tutto, tanta roba allora. Eccola. In tutto ciò c'è Mustache Girl che non ha ancora preso mezza clessidra. Io spero che non arrivi sulla nostra navicella a rubarcele tutte. Perché guarda, sarebbe terribile. Sarebbe davvero terribile, terribilissima. Se lo facesse. Spero che non lo faccia. È già entrata sulla nostra navicella una volta senza che ce ne rendessimo conti, effettivamente. Spoiler. E non lo so, potrebbe... ti immagini? Spoiler. Io deduto. Una situazione che scotta. The Flurislava? No. Kimfaf, è tornato a bordo. Come stai, cosa è tutto a posto?
Hai sentito speedrun? Non è ciò che faremo noi oggi. Stavamo parlando del fratello di Spark che ha fatto una speedrun su questo gioco. Look at mess. This is terrible. This is terrible. I want to turn on all boss. It's in Mafia Town. Ah, oh, i rubinetti. Wow, incredibile. Peach, è tornato a bordo. Come stai quest'oggi? Tutto a posto? Ah, come hai passato la giornata quest'oggi? Ah, sei stata tu bambina? No, ma mica di aver visto Monsters Girl. Prima tutti i rubinetti. Abbassa la leva, Frank. Certo, certo. Esatto, l'altra leva, esatto, esatto. Abbassa leva. L'altra. Lavoro e scuola. Cavolo, Peach, cavolo. Hai appena finito. Come procede con scuola serale? Mamma mia, deve essere tostissima, posso solo capire. L'altra leva. Se lo chiedete tutti, forse poi acqua torna a scuola di nuovo. Assolutamente. Ah, quindi. Oh no. Yix. Sì, sì, adesso vado, adesso vado. Adesso vado, vi salvo, vi salvo. Io! No! No, dai, che... È la prima volta che siamo morti. Cavolo! Dai! Molto buono! Molto buono! Buonissimo, Peach! Io dai sì, tanto dai anche. Più che altro non sapevo come comportarmi. Fammi saltare. Fammi saltare. Mamma mia. Bestie. Sì, no, sì, teniamo questo, dai. Immagino che per farli girare dobbiamo colpirli. Ok. L'abbiamo spento. Ui. Mamma mia, bellissimo. Orga, ma tutto, ma... Cioè, tutto, è diventato tutto il mare di lava. Ma che cosa terribile. No, anche la nave. Sommerso tutto. È un po' sadica, eh. È molto sadica la Monster Girl. Ma l'avevamo già notato questo, ultimamente. Come si corre. Come ci vado laggiù? Ah! Che male! Malissimo! Non potreste riuscire a salvarsi la pellaccia semplicemente facendo del male. Oh! Ok, devo andare qua. Tra l'altro ci sta ancora correndo dell'acqua qui da questa parte. Ah, giusto! Vero! Se possiamo... Ah! No, serve per forza un qualcosa di strano. Ok. Penso di poter fare con questo. Bug visivo, secondo me. Quale? L'acqua? No, 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 è davvero acqua. Forse non possiamo farlo. Forse non possiamo fare questo. O forse sì. Ah no, sì, sì, possiamo, possiamo. Devo andare qua sotto. Qua sotto, sì. Ok. Mamma mia, che rischio. Pericolosissimo. Perché far fare questo lavoro a una bimba? Mamma mia. Ci sono i palloncini, ci sono i palloncini. Ah! Cavolo, ci sei indietro, Gabri. Adesso riesco a capire quanto sei indietro, poverino. Ma perché sono da PC di solito questa cosa? È una cosa stranissima. Ma poi cosa sono? Sono tipo calamari di fuoco? Ah no, sono... Oddio, sono pesci... Sono pesci lavici. Sembra tipo Terraria messo così. Pesci della lava. Vai, coraggio. Mancano ancora tre rubinetti. Corri, bimba, corri. Oh mio Dio, certo che ce ne volete di male per mettere i rubinetti in fondissimo. Fino laggiù. E laggiù come ci si va? Da quelle piattaforme. Ok. No, troppo sbagliato.
è nulla. Sono appostato qua. Oddio, non è stata un'idea tanto malvagia. Ecco qua un rubinettino. Come fanno a sopravvivere? Forse perché sono adulti. Ah, addirittura un checkpoint. Grazie. Guarda quei cannoni. Lo so, vi sto salvando. Dovete ringraziarmi almeno in mille maniere. Magari c'è anche una boss fight con Monsters Girl. Chi lo sa? Stai dicendo, what are you doing? Ancora quello lì, giusto? Quello disperso della vita incredibile. Per raggiungere... Mamma... Oh, salvissimo. Ok. Sti rischi. Ok, da qui. Perfetto. Ci siamo. Un'altra bambina cosa fa oltre che disturbarti? Allora, sinceramente... All'inizio era un'alleata. E ci ha aiutato per un pochettino. Poi ha deciso di tirarci buca. Oddio. Ah, devo correre! Aia, che male. Stavo dicendo, poi ha deciso di tirarci buca perché ha scoperto il potere, un potere delle... Ha scoperto un potere strano delle... Ah, c'è stato infortunato, era, non... Dov'è il rubinetto? Qua. Ha scoperto un potere extra delle Cressida, che serve appunto per tornare indietro nel tempo. E quindi nulla, si è completamente impazzita e è diventata nostra amica. Dai, ma scusa, ma io adesso devo tornare indietro con la cosa di lava. Mamma mia! Non morire! Ma che rischio! Me la sono vista brutta. Sono vista brutta. Stai lontano da me. Ok. La domanda è perché ci serve il cannone? Non capisco. Sod off. Ok, ci siamo. Bleh. Ah! Eccoci! You did it! Small child saved Mafia Town! Prego, prego! Now Mafia no longer need to eat lava for... Non deve più mangiare lava a colazione, eh! Ma scusa! Please, take this as trophy! You are truly the hero of Mafia Town! Ci hanno fatto una statuina, ma che simpatici! Che coccoli! Keep out. Ma scusa, ma l'ho salvato. Va bene, insomma, vabbè. grazie. Anche un trono. Oddio, che bello. La signora, eccola, la signora del male. Eccola. Mamma mia, qua che bella la strega. Sì, questo. Hitkid, ecco. Ci ho messo tutto. Sì. Hanno scritto la I in minuscola, non so bene il perché. Sì. Perfetto. Grazie della Cressidra. Abbiamo completato questo mondo al 1000 per 1000. Penso. Dai. Ah, ben fatto. È il momento adesso di addentrarci nel secondo mondo per davvero. Chissà se possiamo decidere chi aiutare per primo. Se gufo o pinguino. Io aiuterei prima il pinguino. Mi sa più simpatico, se devo essere sincero. Il gufo è cattivissimo. Giustamente, il potere del cappello. Ale. Oddio. No, guarda che si divide in due. Ma quindi per davvero dobbiamo fare il finale. La battaglia degli uccelli, missione festeggia, ce l'hai fatta. Migliore decisione, 5 stelle, nuova attrice eccezionale. Ma se usi una pozione sull'altro bottone si abbassa? Serve a qualcun altro. Assassino sull'Owl Express.
Capitolo, la battaglia degli uccelli, il cast, capotreno, l'astuto capotreno, strana ragazzetta, detective imbranata, corvi, agenti cra, goofy. Il cane sta mangiando gli spinaci al vapore. Devo dire, ai cani piacciono le verdure. Anche il cane di mia zia mangia spesso spinaci al vapore. Sotto i riflettori, capitolo 1, la battaglia degli uccelli, DJ Groups, lo stiloso mentore, tesoro, diva misteriosa, pinguini lunari, Repubblica Foto. E qua, oddio che belle le foto, con i pinguini. Cosa dobbiamo fare? Oh! Sono molto incuriositi. Welcome to the first day of shooting, darling. Prego, prego, grazie. Transform you into the biggest movie star the bird world has ever seen. You need to become a diva. Oh, l'ha detto in italiano. A diva. Ok, procuratemi un Mac, nachos, soda e, mi raccomando, gomma da masticare. Soprattutto quella. Dopo vi posso diventare la vostra diva preferita. Perché ho indetto una conferenza stampa proprio qui, direttamente sul set. Devi metterti davanti alle telecamere ed elettrizzare il nostro pubblico. Va bene. Come back here and we'll show off our new prop. That's right. Ah, unico oggetto di scena alle masse. Ah, l'oggetto di scena, certo. Fan club. Oh, hi there. Hi there. Che bello, ci salutiamo tutti. Looks like it's endorsement time. Un po' di pubblicità? Che succede? All you penguins out there know my name. DJ Grooves. And I'm telling you, this young girl here is the botto. Che belli pinguini là dietro. Just look as she'll climb up this statue and rescue the poor puppy. Come sca... Ma è un... Right, darling. Ma è finto! Ma è un pulcino finto! C'è un pulcino, è un cucciolo finto! Ci ho buttato tu. Ha aiutato il cucciolo a scendere senza che si facesse male! Ma mi ha colpito malissimo. Chiaramente senza disintegrarsi in mille pezzi. Una diva senza diva rispetto. Certo. Quello... Ah, è il cane delle designer! Oddio che bello! Bellissimo. Mi dispiace per aver dato un'ombrellata. Il suo fan club che parla DJ Grooves, apro poco. Ah, stiamo ampliando il nostro... Wait? Scusa. Stiamo ampliando il nostro repertorio di fan. Ma tu guarda, così strane. Hello! Solo salutandoci si fa i fan. Vedi, fate un po' di pubblicità, di nuovo. All you penguins out there know my name, DJ Grooves. Sì, ve lo garantisco io. Cosa? Ma come? Ma non sono malintenzionato, sbaglio. Ma poverini, ma non sono cattivi. Ah, fra poco. Ma... Ah, oddio, ha mentito! No, ma questo è clickbait! Ma scusa! Ma è un clickbaitissimo! Quanto! Non ci aspettavamo! Che bella foto! Ah! Mi sta investendo! Mamma mia, che rischio! Oddio, sushi! Ti prego, dammene un poco! Questi fan club. Una cosa a casa, cerca di non dire le parolacce che inizia con il per C. Non dire citrullo. Ma un giorno se ne pentirà. Fino ad allora mostriamo un po' di decoro. Citrullo. Even the biggest celebrities have to eat. And I've got with me the biggest celebrity. Ah, sì. What kind of condiments do you like on your tuna sandwiches? Citrullo. Darling. Darling. I mean, fellow.
questa espressività nelle parole di questa giovane ragazza, fenomenale. Levi, avete seguito l'inquadratura prima che tutti i pinguini che ci stiamo guardando capiscano cosa sta succedendo. Avevo comunque fatto il botto. Avevo fatto più il botto così. Amici senza ranch. Perfetto. Darling. Certo. Hello. C'è un'altra foto. Max Diva. Mamma mia, non c'è modo di fare più pubblico. Sta impazzendo. Ma no, ma non è vero. Ah no, sì, prima, quel darling. Darling. Quello sì, quello sì. Nostra sorpresa finale. Oh, yes. Abbiamo fatto il botto, per davvero. E se passasse questo, adesso vado in strada a salutare tutti. Se funziona davvero così tanto bene, come mai non l'ho fatto in tutti questi anni? Allè. Ah, l'ha fatto proprio come film. Sotto i riflettori, diretto da DJ Grooves. Oh, che bella questa musichetta, è famosissima su YouTube. Pinguini lunari, pubblico affamato. Hai un'estensione, 88 punti. Vai! 388 P, record. Adesso dobbiamo fare con quell'altro. Perché era un segreto. È venuto di un pupazzo di Grooves. Sai quanta fama ti fa? Assolutamente. magari nella nostra cabina del futuro, quando ci sarà la casa del coiso vera e propria. Mamma mia, un pupazzo di Grooves. Ho tirato il colpo per sbaglio. Il finale si avvicina. Assassino su LOL Express. E facciamo lì. Però lui, non so, lui fa i film belli, secondo me. Lui fa i film proprio quelli belli ben fatti. Eccoci. È probabile. Welcome back, lassie. I haven't written a script for my next movie yet, so we're not recording. Davvero? I'll call for you when the script is ready. Sei serio? Mamma mia! Che male! Conductor fa i migliori film, ma Grooves è più simpatico. Assolutamente. Why, hello there, fellow owl. I don't believe sei un corvo. The pleasure of meeting. Ma sei un corvo? As you can tell, I am also an express owl. I do much hooting. Mi piace molto bubolare. From one owl to another, we can share details, yes? What is your... Qual è il nome da numeri della sorella di tuo zio? Il nome da nubile della sorella di mio zio. Gufelda. Sì, Gufelda. Siamo Gufi. Della sorella dello zio di un collega Guffo Espresso. Perfetto, perfetto, assolutamente. Certo, certo. I care about security a whole lot. Io voglio fare la mia. Be going around telling information to strangers. It could be a security risk. I can help your daily life become more secure. Sì. What is your favorite combination of letters and numbers? Ah, certo. Le mie password. Adesso è una password molto importante. Attenzione, attenzione, è una password confidenziale, adesso la saprete tutti. Perfetto. Did you notice that there's suddenly a lot of crows on this train? They all gone on at the last stop.
Ti ricordo che il treno si improvvisamente riempito di corvi? Sono entrati tutti insieme alla scorsa fermata. Orca. At what stop did you get on the train? What do you mean you fell from the sky? Sì, sono caduto dal cielo, sì. Prete, qua da noi si dice mona chi legge. No, quindi prete, scemo chi legge. Volevo scrivere tutto, però devo scrivere solo corto, quindi ho detto mona. Did you know that having a pet helps improve self-confidence and relieve stress? Lo sapevi che avere un animale domestico aiuta a sentirsi sicuri di sé e riduce lo stress? You also know that pets can have pets. It is true. Anche gli... Ah, orca! Unfortunately, us express owls are not allowed to have pets. Nel nome del It diboglio. It is a sacrifice we must make in the name of Hooting. But of Hooting. If you had a pet, what do you think the name of your pet's childhood pet would be? Il mio gatto si chiama Tessa. Is certainly an interesting pet. Questo è un animale domestico. Even for a pet's pet. Ad altri animali domestici. Certo. Have you noticed all these crows around the place? They keep asking for personal details, and I never know what to answer. Oh, hello, fellow Express Owl. I am stuck on an advanced mathematical and scientific issue. You see this advanced formula on the blackboard? Sì. I cannot decifrarla. Decipher the scientific formula for me? What does it say? Allora, aspetta. I lose. Dietro è I lose. Allora, davanti è I lose, quindi io ho perso. Dici B4 poi. Dici B4 non la capisco. Insomma è dici B4. I lose. I see. The solution is thank you, fellow Express Owl, and thank you for agreeing to the terms and conditions on the backside of the blackboard. Scusami? Oh, porca quella miseria! No! No, i termini e condizioni, no, segreti, pezzente! I don't get it. How is this a scientific equation of any kind? It's just scrambled numbers and letters. Si moduli online. On an online form. It's really difficult to get settled down on this train with these crows crowding the place. They keep interviewing me about everything I do. Ok, però i poveri i corvi stanno cercando di rubare le conoscenze ai gufi. Fellow Express Owl, do you ever wonder what it would be like to be a superhero? Oh, certo. Important feature of a superhero. È il suo nome. Hanno bisogno di nomi consoni alla loro fama. What would your name be if entered on an online form, standardized account identification requirements? Per forza, l'unico e il solo. I'll just write your answer down here, real quick. Assolutamente. Ma come uomo di carta? Ma no, ma come uomo di carta? Ma scusa. Uomo di carta. Mamma mia, che stanno... troppe bestiacce qua. Porca di quella miseria. Oh! No, 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 non mi inseguirmi, dai, su via. Us Express Owls all have parts of our body we're ashamed of. This is why some owls choose to... Di sfumare le proprie ali. Ma come? Ma non è vero? Which body part of yours are you the most ashamed of, fellow? Qual è parte del tuo... il collo. Oh, poor Express Owl. You shouldn't be ashamed of your... But you'd better get your... ah, giusto, è vero, giustamente. No, dai, non si fa body shaming, su via, niente body shaming, povera bimba. Comunque di far vedere il tuo collo da un dottore. Ho letto in diretta che è piuttosto vulnerabile all'influenza aviaria. Certo! Per forza! Un Vibrum! Oh! Ma tu guarda cosa abbiamo là!
Ui. Ok. Quindi devo trovare. Devo trovarli. Forse non. Forse devo trovare qua. Oh, qua c'è. Serve una chiave. Non abbiamo la chiave. Ok, va bene. Sembra onesto. Possiamo entrare qui? No! Questo corvo. Oh, però c'è tutto. C'è tutto il piano di sopra. C'è tutto il piano di. Ma io non mi fa andare al piano di sopra. Bloccato, è bloccato, è bloccato. C'è un muro invisibile che non mi consente di andare. No. No, 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 no. Proprio devo andarci da sopra allora. Sì, 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 devo andarci da sopra. Qua non c'è nulla. Oh, ma che sarà, sarà motori? No, forse. Ah no, questo è l'inizio. Ho sbagliato, scusa. Via, andiamo. Quindi se questo è l'inizio vuol dire che allora lassù ci si va dalla sala VIP. Vai, oh, la chiave! Keyblade! Ah, che dobbiamo fare? Bravo qui, grazie, grazie. Wait, don't come in here. I lost my contact lens somewhere. Please don't step on it. I can't move out of the way. Altrimenti potrei ripassarle io stesso. Quindi non posso passare in nessun modo? Ok, va bene, mi dispiace, mi dispiace. Mi dispiace. Allora, qua su non ci posso andare, quindi presumibilmente sarà un altro modo per andare lassù. Un regalo! Una citazione a Pepper Mario. Aspetta. Qual è la citazione a Pepper Mario? Finalmente quasi finito il disegno. Oh, wow! Cavolo, hai disegnato per un'ora e tre quarti di fila. Wow. Concentrazione epocale. Oh, che bello! Al tramonto, caldissimo. Il tipo che ha preso. Ah, il tipo che ha preso le lenti è una citazione a Pepper Mario. Sai che. Evidentemente non ho mai giocato a Pepper Mario. Quindi non sapevo. Però ci sono diversi, diversi giochi in cui c'è questo trucchetto delle lenti. Ma no, dai, non dire così. Non dire così, William. Oddio, cos'è un ispettore? Per risolvere i crimini. Attenti a questo piccolo detective. Is this the cheerful night? I hope you like my present. Sì. Tutti i corvi ci hanno chiesto le informazioni per Gufeld è venuto a trovarti. Cattivissimo. Click. Ma... Oh no! È una cosa terribile! Gufelda! Arrivo, zia! Oh! Oh no! È vivo! Questo gioco è strano, è molto strano. Un assassino sul mio Owl Express! Believe someone would murder one of the express owls. And I can't believe even more that it's your uncle. Credo che sia la zia di tua sorella Gufelda. What do you have to see for yourself? Gufelda. Certo, che cosa da dire, Gufelda? Niente. You're giving me the queen treatment, eh? Certo. Quello che farebbe l'assassino. Assassino sull'Orient Express. Sta girando un film. Esatto, esatto. Leave this case to us. Questo caso è il nostro. We're Caw, the Crow Agent Watch. Comitato di rappresentanza viaria. Everyone on this train since the last station. Ah, ok, ok. We'll be searching the entire train for evidence. No one is allowed to go outside of this wagon. Okay. What? I can't even walk around in my own train. Ma cavolate! How dare you! How dare you! Once the clock hits midnight, we'll get off at the station with the murderer in cuffs. Okay. Stay here while we investigate further. Va bene. Ah, un'ora rimasta?
Sono passate 23 ore? Ci trulli del cra! Ah. Quindi adesso possiamo andare nella VIP area. Ok, ok, va bene. Via allora, andiamo. Mamma mia, guardali. Posso salire qua su? Ah, adesso posso salire. Adesso posso salire qua. Ah, questa sala è nuova. Documenti top secret. Attenzione. Confidential. E se fosse stato il capotreno? Che simpatiche. No, no, non posso menarli, così qua ci arrestano. Dopo ci considerano l'assassino se ci vedono. Ah, non ha visto l'accordo. La chiave! Ok, no, era solo chiave. Qua, vai, via. Ok. Ok, girati corvo, girati. Ok, perfetto, via, corri, corri, corri. Vai, ci siamo. Adesso come faccio a prendere? È passato un quarto d'ora, ok. Ale. Sì, ce la sto facendo. Sì. Se potrò puntare a me stesso, punterò a me stesso. Lockers. Aia. Oh, un cappello. Questo è nuovo. No. Mi sa che i cappelli sono molto rari come elementi. Bisogna trovare gli indizi. Indizi. Ecco, un altro indizio. E se fossero stati i corvi? Guardate qua. Come faccio uscire? Mamma mia! Vuoi che ti invio anche questo disegno? Assolutamente! Assolutamente, William! Allora... Ok, qui devo... Perfetto! Lost plus fun. Have you seen this egg? Oh, che cosa? Lost. A birdcage. Need it for grandma. No! No, però... Found the stinky hat. All mine now. No! Ma ha rubato il cappello! Ma... Mustache girl! Maledetta! Found bag of seed. Claim before I eat them. Ok, va bene. Presumo che ciò che bisogna fare sia questo. Ah, ok. Quasi. Way. Su Dark Soul ho cambiato. Ah, su Discord ho cambiato nome. Ora mi chiamo. Ah, ok, ok, va bene. Grazie, grazie. Molto, molto comodo effettivamente sapere questa informazione. Ah, forse posso fare così. Non esattamente come lo che volevo. Ci torneremo. Non riesco a saltare fino a là. Ok, quindi adesso in teoria posso scendere e andare. Mamma mia. Ah, quando ridono.
Si distraggono quando ridono. Mamma mia. Quelli. Scansa fatiche. Mamma mia. Ma lasciatemi in pace. Potrebbe essere stata... E se fosse stata Gufelda? Locked. Ah, ma stai forza, dai, subiamo a correre a scriverlo. Ui. Una chiave? Cosa serve? Sai che lo scopriremo più tardi. Ale. Vai. Wow. Oh, reliquia. Una mucca. Forse è possibile eliminare questa reliquia con altre. A cosa serve questa chiave? Ah, mi sa che è la chiave del vagone. Ho capito, la chiave del vagone, quella in fondo. Per forza. Dove ti giri? La mucca. La cercavi? La mucca. Le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. Ah, ma questa cosa che questa chiave a cosa serviva? C'era una cosa a cui serviva una chiave. Forse l'ho persa di vista. Era qua. Ah, guarda là cosa c'era su. Ma chi l'aveva visto? Aiuto. Non ti potevo andare? Beh. Ah, cavolo. Vedete, l'ora è quella. Certo, gomitura di lana. Allora, finiremo questo capitolo e dopo anche noi andremo molto molto probabilmente. Molto probabilmente. In realtà è praticamente certo. Non mi beccare. Mamma mia, rischio. Cos'ha per questa chiave? Mi sono perso qualcosa. Mi sono chiaramente perso qualcosa. Mi ricordo che c'era una porta chiusa. Rec room? Non mi ricordo dove però. Laggiù c'eravamo. Sì, laggiù c'eravamo stati, sì. Qui ci siamo stati, sì. Scusa. Che male. M'ha beccato. Ma eravamo andati... qua su? Perfetto, meno male. Ho sentito fire. Quando sento fire il mio istinto fnaffiano non può altro che attivarsi. Fire. Ah! Ecco qua. Mamma mia, non mi ricordavo mica. Perfetto. Vai. Vediamo. Ok. Oh, l'ho abbassato, poverino. Ma non si sta accorgendo di ciò che sta... Povero. Va bene. Ok. 30 minuti rimasti. Orca. Questa è... roba serrata. Uff. Ok. Engine room. No. Here's a fun time here.
Tessa si è cacciata in un brutto guaio. Oh no. Per il taglio della legna. Cosa farai? Ho capito, ho capito. Va bene, andiamo a salvare Tessa. Oh no, Tessa, come hai fatto a diventare un cane? Tu eri un gatto. Scusa, mi lascio un attimo stare. Andiamo a salvare Tessa. Mio cane gatto. Volevo fare un incrocio fra cane e gatto, però poi mi sono reso conto che sarebbe venuto fuori una cosa un po' bruttina e quindi mi sono bloccato. Tessa, ti salvo io. L'ho salvata. Mettetevi in fila, vi do uno schiaffo a ciascuno. Vi metto sotto tutti con i miei genti d'avventuro. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, buona serata, buonanotte e buon tutto. Ok, quindi grazie gente umana per avermi salvato. Woof woof. Hai tenuto il modificatore sbagliato. Questa è la voce dell'assassino. E se fossero stati i gufi? Andiamo di qua allora. No! Si mettono a ridere. Ma cosa mangiate nella sala motori? Adesso si vergogna del suo collo. Ma dai, ma scusa, ma siete ripezzenti? Ma state ridendo sulle cose che vi ho detto di mio. Ma che malefici. Stanno ridendo delle cose di cui gli ho parlato. Sì, lo so, sto immaginando. Una cosa terribile. Il tuo gioco era diventato poco family friendly. Lounge. Valigie. Sbagliato tasto. Voi non avete sentito nulla, vero corvi? Orca, due strade abbiamo. Oh, ma lì c'è un indizio. E se fosse stata la vittima? Guarda, effettivamente devo ammetterlo. Il coltello era sulla schiena. Quindi probabilmente è stato suicidio, sì. Niente, stai, l'ha fatto da solo, tutto solo. Ma tu pensa. Poi. Ho azionato l'ascensore. Però ci si manca la chiave. Chiave che presumo essere dall'altro lato. Elementare, Watson. Sauna. Ah, non ci sono. Non sono arrivati i corvi qua. Don't fly, don't. Giustamente, non volate, non correte. Sbagliato. Mamma mia, ho fatto incursire tutto troppo. Via, corri. Ce la stiamo facendo. Siamo i migliori investigatori ever. Siamo bravissimi. Snake. Pam pam parapam pam pam pam. Keep out ovviamente. Cosa c'è l'assassino qua? Ultimo indizio. Sono stata io? E se fossi stata io? Non si riesce a capire cosa sono? Ho un cervello
Oh, a quanto pare parte della colonna vertebrale nei capelli. Non ho una colonna vertebrale. Ho un sacco di schifezze dentro il cappello. Però il cappello è strano. Il cappello è misterioso. Il cappello è potere. Ok. Mezzanotte. Tempo scaduto. Di questo sono stato io. Chi è stato? We don't know. Non lo sappiamo. We couldn't find any conclusive evidence. We have no idea. Molto molto bene, William. Non abbiamo trovato alcuna prova schiacciante, non abbiamo idea di chi abbia ucciso questo gufo. Ma come? Chi di voi è stato? True Detective. Chi è l'assassino? Proteggere e servire a tutti i costi. Noi non abbiamo visto proprio niente. Perché guardi me, razza di citrulla? Sono state le voci nella mia testa. E qui la cosa divertente, uscire. Sì, esatto. Ok, vabbè, questo non occorreva a dirlo, Spark. Questo non occorreva. Cioè, era scontato però lo stesso. Ma se sono. Cioè. Giustamente sta facendo finta. Sono stati Goofy. No, scherzo, è stato il capotreno. Me? Io? I can't be the murderer. I'm the conductor. Certo. Come? No, seriously, what? No, it wasn't me. Non sono stato io. Aspettate. Fate il gettaio. Fine. Oh. It was me. I did it. There. You're happy? Oh, wow. Che avete a capire che sono stato io? Really hard to avoid being the villain in my own movie. Chris Howell isn't even dead. I just gave him the rubber knife and asked him to play dead for a few hours. Ho capito, ma non devi. Posso andare adesso? Quando lo fai lui. Beh, certo. This rubber knife is also a bit uncomfortable. Piuttosto scomodo. Orca, ma sta proprio tutto. Porca miseria. For solving the murder, lassie. Ma scusa. Not only did you reveal the murderer, you also revealed that the victim was never harmed. Hai visto? And you gave us intense footage for the movie. What? You think I'd let a murder happen on my Owl Express? Oh, think again. Per forza, ovviamente. Owl Express movie. Oh, you think DJ Picnic will make a movie that's even... No, è vero, non sarebbe capace. Non sarebbe capace. Grazie. Direi che è un ottimo modo per concludere. Avere l'arnese. Yay! Preso! Quanti punti abbiamo fatto? Sì! Orca, anche i pinguini sono stati felicissimi. Hanno preso tutti in questo film. Capotreno, l'astuto capotreno. Strana ragazzetta, detective imbranata. Corvi, agenti Kra. Goofy, Goofy. Arrivano le recensioni. Ehi! Record! Molto bene. Molto bene, siamo bravissimi. Come si faceva a salvare? No, come intruder, su via, non intruder. Ma chi sei? No, ci parliamo la prossima volta con lui, la prima cosa che faremo la prossima volta. Ecco, salve ed esci al... Ok, salve ed esci al... Desktop. Quindi ha salvato da solo. Bene. Bello. Posso dire solamente molto molto bello. Cioè è proprio come dicevo, è gioioso. Cioè questo titolo è tipo uno dei giochi più gioiosi che abbiamo mai visto assieme. Probabilmente è il primo gioco gioioso che vediamo. Perché fra Ori, no, che bellezza, cose, per poi tragedia.
fra Remnant, che è solo tragedia, per poi un lieto fine. Poi insomma abbiamo fatto giochi tutti dark, tutti ancora poco dark. Questo è il primo gioco gioioso. Wow, c'è proprio felicità. C'è proprio dire gioiosi. Sarebbe tutti in qui e là, cose così, cose così. Dai, molto divertente, molto divertente. Ci piace, ci piace. Ci piace molto questa Sense Action. Uff, detto ciò, Corsari, che ne dite? Le facciamo un raidino prima di andarcene? Annan? Chi c'è in live? Chi c'è in live? Fatemi vedere! Fatemi dare un'occhiatina! Andiamo, già trovato il nostro uomo! C'è Sky in live! Andiamo, Sky, sì, cosa? Sky 96? Eccolo! Sta facendo Raid Shadow Legend, gioco che vedo pubblicità da mille pori, esattamente come un gioco di Mario e Sony, esatto, esattamente come loro. Esattamente come loro. Ah! Ben fatta! Quindi, Corsari, detto ciò, io vi ringrazio di essere rimasti qui con me fino a questo punto. Noi ci vedremo domani con Dragon Age, che anche lì c'è il nostro ben da farsi. Porca miseria, se c'è. Sembra che in tutto abbiamo perso 26.000 frame su 481.000. Abbiamo avuto problemi di connessione, ma si sono risolti. Ah, buonanotte a tutti. È stata una giornata impegnativa, ma ce l'abbiamo fatta. Andiamo e via. Andiamo. Ciao, buonanotte. Andiamo, raidiamo.